design e tecnologia. È la nuova nata della casa di Stoccarda, la Mercedes GLA, un'auto tutta nuova. La nostra prova comincia qui in un ambito urbano, poi ci sposteremo in autostrada e andremo sino in montagna, un po' per provarla in tutte le condizioni di utilizzo. Ora non ci resta altro da fare che salire a bordo. Prima cosa di cui ci si accorge è che non si scende in auto né si sale, ma semplicemente si entra, perché grazie al fatto che la nuova GLA è cresciuta di 11 cm in altezza, si è alzato anche il posto di guida. Adesso è molto più SUV ed è anche molto più confortevole, una vera G, perché la G è la lettera che contraddistingue le auto dedicate e pensate anche alla fuoristrada, per mettere anche le ruote fuori dall'asfalto in casa Mercedes. Infatti si parte con la GLA che stiamo testando oggi per arrivare sino alla GLS, che è la classe S dei SUV, senza dimenticare la classe G, che è il 4x4 per eccellenza. Diamo un po' di numeri per la nostra GLA 200 diesel. Il motore è un 4 cilindri diesel da 2000 cc in grado di erogare 150 cavalli, con una coppia di 320 Nm sino dai 1400 giri al minuto, per cui molto in basso, tanta coppia. Il tutto gestito da un cambio automatico con opzione sequenziale a 8 rapporti, che è comandabile anche attraverso due palette che si trovano alle spalle del nostro volante. Le prestazioni, beh, sono oltre 200 km orari di velocità massima e sullo scatto da ferma a 100 orari il cronometro si ferma appena sopra gli 8 secondi. Direi abbastanza sportiva, considerando che comunque abbiamo a che fare con un SUV. Sulla GLA 2020 vale la pena di fare un focus particolare su quello che è l'abitabilità di bordo. Noi in questo momento non siamo certo sdraiati, siamo seduti con le gambe piegate a un po' più di 90 gradi, una posizione che è estremamente comoda in caso di viaggi lunghi. Il piede sinistro si riposa molto bene sul passaruota, tanto non serve avendo un cambio automatico. Mercedes anche su questa GLA ci fa ritrovare il cambio automatico con la leva al volante, al posto che essere situata centralmente come su altre vetture, e questo garantisce una maggiore abitabilità anche nel tunnel centrale, dove abbiamo un touchpad simile a quello di un computer portatile che ci permette di gestire tutto il sistema BMW X. Di fronte al touchpad abbiamo anche la gestione delle dinamiche di guida, ci sono le varie modalità individual, sport, comfort e eco. L'MBU X si può gestire tramite il touchpad, si può gestire tramite i comandi al volante o si può gestire vocalmente. Ehi Mercedes, di qualcosa, quanti chilometri mancano alla destinazione? La distanza attuale della tua destinazione è di 95 km. Ecco, come avete sentito, funziona molto bene, sicuramente meglio delle prime versioni. D'altra parte, Mercedes con MBUX è un sistema intelligente che si è andato a evolvere, che continua a evolversi nell'utilizzo, e che per chi avesse avuto l'opportunità di provarlo nelle prime Mercedes in cui è uscito, stenterebbe a riconoscere quello attuale, che davvero è molto molto preciso. Parliamo un po' di consumi. Adesso siamo in autostrada, stiamo viaggiando a 130 orari e la classe A fa tra i 4 e i 5 litri per 100 km, ovvero sono tra i 20 e i 25 km con un litro solo di carburante. È giunto il momento di parlare di prezzi. La GLA parte da poco più di 36.000 euro col modello d'accesso, che è la 180D, che diventano circa 38 per il modello su cui siamo adesso, che è la 200D,
equipaggiata con cambio automatico con trazione anteriore. Noi siamo su una Sport Plus, la Sport Plus è un pacchetto che si aggiunge, che ha un costo specifico. Nel nostro caso, della versione che stiamo provando, ha anche in dotazione un bellissimo tetto apribile panoramico, l'MBUX con funzioni estese con lo schermo da 10.2, la funzionalità del telefono Apple CarPlay e Car Android, che anche questa è a pagamento, e insomma su quelle che stiamo provando arriviamo a un totale che è superiore ai 45.000 euro. Va detto che la GLA è declinata anche con altre motorizzazioni, si può avere trazione integrale e ne vale la pena se avete una casa in montagna, per cui vi capita di andarci su veramente spesso e di incontrare la neve, altrimenti l'anteriore va benissimo e con delle gomme termiche garantisce comunque un'ottima motricità. Oltretutto sulla GLA esistono anche le versioni AMG, cioè quelle più sportive, che speriamo di provare presto. La nostra prova finisce qui, a Chardonnay, nella valle di Champorcher, a 1500 metri di quota. Non abbiamo trovato la neve, ma abbiamo trovato un gatto. La GLA è andata benissimo e ci è piaciuta davvero molto.